siete dei bastardi, non meritate la mia gloria. Oh mio Dio, no! Tutti vorrebbero la casa sull'albero, bene, io voglio la casa sul fungo. Non è possibile che non funzioni, cavolo! Puoi morire, grazie. Sì, questo è Epni e bentornati nel 10° episodio della serie Survival di Skyblock. Nell'episodio di oggi delle 13 abbiamo risistemato un pochino la piattaforma. Di conseguenza non siamo andati avanti con gli obiettivi, ma oggi ragazzi vi prometto che ne faremo tanti e bellissimi. Vi dico solo una cosa, funghi! Buona visione! Che devo far nascere sto benedettissimo fungo. Io proverò a farlo qua in vetta, che ne pensate? Li metto qua in cima e provo a farli spawnare, come quell'albero gigantesco che ha appena spawnato, e farà nascere la peggio merda addosso a me. Non è buio, quindi non posso farlo nascere, ma ho un'idea. Nel Nether i funghi possono stare anche senza il buio, perché il Nether è un posto speciale, ragazzi. 3, 2, 1, via! 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 E dai, perché non nasce il fungo? Sto via fungo! Nasce o no? Piccolo Stepney pensa al motivo per il quale non nasce il fungo. Maledizione. Nel frattempo sapete cosa faccio io? Visto che devo fare un bel po', mi trasformo una zucca in Jack-o'-lantern. Così inizio anche ad abbellire la mia piattaforma. Metterò proprio qua, in camera mia. Guardate belle. Forse il fungo ha bisogno di cobblestone per nascere. Non vorrei dire una stupidaggine, ma potrebbe starci come idea. Quindi proveremo con la cobblestone, la materia grigia che spero ci salvi la vita. Non è possibile che non funzioni, cavolo! Va bene, ragazzi, datemi un minuto perché ho un'ottima idea da realizzare. Ragazzi, dopo quasi 2 notti ho finito la costruzione che dovevamo fare. Per chi non avesse ancora capito, sto cercando di ricreare una zona totalmente buia dove il fungo possa nascere anche con il bon meal. La domanda che ora vi starete facendo è: ma veramente funziona questa idea, Stepney? Non lo so, non chiedetemelo perché spero vivamente di sì, ma non ho la conferma certa che possa funzionare. Non so quanto alto dovrà essere, non so se si può fare, sto solo ipotizzando una costruzione che probabilmente non esisterà mai. E adesso devo andare a chiudere. Non ho più materiali, quindi con questa cobblestone vado a chiudere, non ho più intenzione di spaccarne un'altra. Vi ho detto tra un minuto arrivo, ma in realtà ce l'ho messo tipo 25, ma va bene così, forse di più. Rigorosamente deve essere illuminato sopra, inutile dirlo, perché se no nascono un miliardo di mob. Non ho preso grandezze, non ho preso nulla, ho fatto totalmente a caso, anzi adesso cadrò, mi ucciderò. Prima prendevo l'acqua, ora ce l'ho fatta, bravissimo. Ok, che dobbiamo fare? Prendere il fungo, perché ho ancora della neve qua nell'inventario. Dammi il bon meal, se ne è altro preferisco. La prova del 9, ragazzi, ci chiudiamo dentro e vediamo come va la situazione. Leva tutte le torce, dovrebbe essere nero, perfetto adesso. Il fungo lo metto al centro della stanza e butto il bon meal. Ok, non ha funzionato perché devo metterci il blocco sotto. Meno male mi sono ricordato, se no mi cagavo addosso. Niente, neanche con due... Ma porca cazzo! Con 3 blocchi? Che dite, nasce? Se metto 3 blocchi del cavolo? E dai, perché fa finta di buttarcelo e non ce lo butto? Scrivetemi nei commenti come mai non funziona. Voi avete detto che dovevo fare il buio, voi avete detto che dovevo mettere il fungo nella stanza. Ti prego, funghetto, funziona. Molto bene, sono andato a leggere su internet e ogni fungo ha bisogno di un 7x7x8 per crescere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Mi manca un cubetto, ragazzi. Devo rifare tutta questa parete. Un respiro profondo, si può fare. Perfetto, dovrei aver finito la costruzione. Doveva essere un 7x7x8. Adesso è un 7x7x3 tipo 12, quindi dovrebbe andare benissimo adesso. Metto il funghetto e sparo il bon meal e non cresce. Perché non cresci? Non è che ci devo mettere tipo la terra? Forse serve la terra per farlo crescere. Fanculo albero, te non sei mai nato, devi non nascere mai, fanculo. Ah ok, però non era buio, non ho considerato che non avevo chiuso, non era buio totale. Aspettate, chiudo tutto. Vediamo un po', mettiamo la terra al centro, 1, 2, 3 e questo è il centro, con 3 di là, 3 di là, se non nasce adesso uccido qual... Oh mio Dio, no, il fungo, oh no, il fungo gigante, però ho sbagliato, devo fare quello rosso grande, non quello marrone. Ma perché non mi dà niente? Mi serve l'accetta per spaccarlo? Ragazzi, però ce l'abbiamo fatta, oh mio Dio, che soddisfazione enorme. E arrivo alla terra, bisogna informarsi prima di fare le cose, soltanto io faccio le cose a cazzo di cane e non mi informo mai prima, ma solo quando sono nel panico. Perfetto, basta andare...
andare sopra, vaffanculo. Me li dà così i pezzettini? Boh, mi auguro di sì, perché se non mi dà niente non ha senso farlo. Buono, ho spaccato tutto, o quasi. E mi ha dato soltanto una decina di funghi. Dai, non è tantissimo, non è neanche poco. Rimuovi sta merda, cioè, non so se vedete qualcosa, ragazzi, in questo momento. Però, cioè, io non ci capisco un cazzo. Poi, no, ragazzi, adesso mi sorge un dubbio veramente letale. No, ragazzi, vi prego, ditemi di no. Ditemi di no. Preferisco aver sprecato tempo per costruire questa struttura che poter fare una cosa del genere. Ti prego, dimmi che non funziona. Ah, non funziona perché non lo puoi mettere. Ok, meno male. Se uno poteva metterlo anche non chiuso al buio, guarda, uccidevo qualcuno. Secondo tentativo ora, anche perché a me piace di più il rosso del marrone dei funghi. 3, 2, 1, beccatelo! Beccatelo, cazzo! Missione completata! Il rotto ci stava, considerando che ho anche cenato nel frattempo. Missione compiuta, ragazzi. Siamo riusciti a fare il fungo rosso che nessuno vedrà mai perché è chiuso là dentro. Adesso io però... cioè, io ho una voglia di andare a prendermi quella fortezza laggiù che non avete un'idea. Forse non è stata un'ottima idea piazzare l'esercito di Snowman accanto a queste bestiacce qua giù. Più che altro è che... cioè, non so se i miei Snowman sono... fammi andare... Entra. Ma i miei Snowman sono morti. Ma che cazzo vuoi tu alla porta, coglione? Avete ucciso l'esercito dei miei amici. Io vi ammazzo tutti, pezzi di merda. Siete dei bastardi, non meritate la mia gloria. Prima di morire di nuovo, ragazzi, vi posso solamente dire che adesso devo richiudere di nuovo e togliere la cosa degli Snowman. Gli Snowman li faccio respawnare da un'altra parte, perché adesso mi sembra un po' un patatrac farlo. Ragazzi, non so che diavolo sia successo, ma ho dovuto buttare via un'ora di registrazione, un'ora, perché il microfono è andato completamente in ciampanelle. In questo tempo però ho fatto tante cose all'interno della serie e adesso ve le faccio vedere. Non avranno lo stesso effetto perché avevo scoperto delle cose fighe, perché ero anche morto cadendo nel vuoto come un deficiente e perché avevo finalmente risistemato la zona del mob spawner. Cercherò di spiegarvi da quando ci siamo lasciati 10 secondi fa tutto quello che ho creato. Prima cosa semplicissima, ho fatto una scala che arriva qui fin quassù per mettere in cima le ceste che conterranno tutti gli obiettivi della serie. Ho deciso di farlo là sopra perché ho detto: questa struttura è stata creata totalmente per niente. E sapete perché? Molto semplice, ragazzi. Ho scoperto che nel Nether si possono far nascere i funghi. Bene, avete visto che figo? Maledizione. Anzi, approfitterò di questa cosa per costruirmi la mia dannatissima casetta nel fungo che ho sempre desiderato. Ti vorrebbero la casa sull'albero? Bene, io voglio la casa sul fungo, perché me lo merito dopo quello che è successo. Vaffancuore, c'ho anche il tavolino. Ovviamente questo non è tutto. Avevo espanto qui un pochino la piattaforma dal Nether, dopo che poi ero caduto di sotto. Lasciamo perdere, ho perso 15 livelli. Una cosa che non avete visto è la ristrutturazione generale del mob spawner. Adesso il mob spawner è tornato nuovamente sicuro. I mostri cadono, muoiono. Io vengo qua, prendo la roba e poi me ne vado via, perché se un creeper mi cade addosso mi esplode e muoio. L'utilità maggiore che ha in questo momento è quella per i ragni, ovvero farmare delle string che mi serviranno per costruirmi la lana e completare l'obiettivo. Tanti obiettivi sono ovviamente già completati, di conseguenza piano piano la serie sta volgendo al termine. Per questo vi avevo esortati a scrivere nei commenti se avevate intenzione di scrivermi qualche obiettivo secondario, come magari quello che avevo in mente, la costruzione dell'igloo o della zona nevosa, dove mettere tutti i nostri 10 pupazzi di neve, perché da laggiù, come vedete, non ci sono più. Ho dovuto spostare la loro base perché cadevano i mostri sopra di loro e non morivano. In poche parole, mi ero fregato da solo. Sì, avete capito bene. Questa struttura volevo adibirla tipo a teca, ovvero aprire questa zona qui e metterci il vetro con una porta, perché comunque io ho sprecato, cazzo, 25 minuti a fare quella struttura, forse di più. Visto che in quello delle 13 non ho messo gli obiettivi aggiornati, in questo qui li metterò, promesso. Tra l'altro voglio anche rendere un pochino più carina questa zona, perché è una stronzata se no. E adesso direi che possiamo metterci anche delle torce. Torce che non ho più. Sì, ho del coal qua. Era venuto davvero una registrazione figa, perché combattevo con i mostri per riprendermi la struttura laggiù, ma l'ho completamente persa per colpa dell'audio. E queste cose, ragazzi, lo sapete, mi fanno veramente arrabbiare come una bestia. Pensavo in futuro magari di costruire anche una casetta nel Nether, non che questa sia considerabile proprio una casetta vera e propria, però vedete, fell out of the world, la morte c'è. Per fortuna, perché non sono uscito. Avevamo fatto davvero un ottimo lavoro. Tuttora la piattaforma sta nascendo bene, sono molto contento. Una delle prossime costruzioni sarà sicuramente il laghetto, dove dovrò pescare e raccogliere i dannatissimi polipi. La pesca, per quanto riguarda i pesci, i polpi mi sa che nascono da soli. A cosa mi servono i polpi? Per l'inchiostro, perché se non sbaglio devo fare anche della lana nera. Se c'è come obiettivo quello di fare le lane di tutti i colori, potrei fare un monumento, il monumento delle lane. Sarebbe carina come cosa. Qui ora io
costruirò off camera la piattaforma, quella lì del mega lago gigantesco. E poi nel prossimo episodio cercheremo di renderlo operativo mettendo l'acqua ovunque e abbellendolo il più possibile per non farlo sembrare un troiaio messo a caso. Devo anche ultimare il ponte che collega al mob spawner, perché ogni volta dico che lo faccio e poi non lo faccio mai. E voilà, almeno questo lato è al sicuro. Poi a quello dopo ci pensiamo, perché non so quanto viene grande il lago. Unico problema sono gli Enderman. Gli Enderman non muoiono, io devo ucciderli perché devo prendere le Enderpearl. Puoi morire, grazie. Già hai fatto una caduta gigantesca. Non so se hai preso il danno da caduta, ma mi auguro proprio di sì. Niente Enderpearl, come al solito. È stato un peccato, ragazzi, dovervi rispiegare che cosa ho fatto e non farvelo vedere in diretta, ma purtroppo ho perso ogni cavolo di file. Io spero, ragazzi, che la serie vi stia piacendo. Ovviamente non mancano tanti episodi perché gli obiettivi iniziano a finire. Mi raccomando, scriveteli voi nei commenti. Come al solito, ragazzi, vi ringrazio per il vostro supporto. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo video. Qua da sempre è tutto. Bye!